fai colpo secco, ok, molla tutto, prendi in mano i comandi, lascia lavorare, adesso, ok, è aperto. Ok, a posto, se vuoi spegnere pure, siamo giusti nei tempi, se volete abbiamo ancora 40 minuti di dibattito, nel senso che è tempo a disposizione, se volete fare in negativo, stalla e da lì è un problema tirarlo fuori, se non lo sa fare. Allo stesso tempo, se sta per andare in stallo, quindi la vela comincia ad andare indietro, o sta per andare in negativo, magari fa solo mezzo giro, anche di rilasciare brutalmente il comando significa andare in situazioni critiche, si innesca la cascata, perché se sta per andare in stallo indietro, rilascio tutto, questa mi si fionda davanti, richiude, io la rifreno, riparto in stallo e vi dicendo, sei in negativo dopo 180 gradi, ne vengo fuori magari, ma rischio di avere ulteriori chiusure e ripartire in cascata. Ne potrei far vedere a decine poi di configurazioni che si ripetono per 200-300 metri, il pilota non è lì in forma, solo perché lui non sta gestendo correttamente la vela, la rilascia completamente al momento sbagliato e poi la riprende di nuovo sovraccorreggendo, imparata. Un pilota che non sa gestire correttamente un full stall e vola un DHV2 non sta volando in sicurezza. Domande? La tecnica sulle mani. In caso di non conoscenza sulla gestione corretta, il sulle mani è molto meglio che il giù le mani, questo è sicuro, della sovraccorrezione. Stiamo parlando di delle basiche, il sulle mani chiaramente funziona. Sto parlando di non conoscenza o gestione corretta delle configurazioni.